B3Phil. Buongiorno ragazzi e bentornati in un nuovo video. Portate pazienza per la voce, ma mi sono beccato un raffreddore di quelli stratosferici, quindi sono in questo stato. Abbiate pazienza, ma noi non demordiamo e tiriamo avanti. Allora, prima di tutto volevo darvi un aggiornamento sull'ultimo video che è uscito, quello su Relay, perché alcuni di voi mi hanno comunicato che per i nuovi utenti stanno chiedendo il KYC. Ora, io sapevo che nell'aria c'era questo discorso, però credevo che diventasse realtà almeno nel 2024. Quindi, se anche voi state facendo una nuova iscrizione, comunicatevi se vi chiedono il KYC, così io nel frattempo mi informo e comunque vi tengo aggiornati e possiamo anche noi appunto fare un follow-up del video precedente. Dai, adesso passiamo invece all'argomento di oggi. Allora, oggi trattiamo un tema piuttosto divisivo, ovvero spendere o non spendere i propri bitcoin. Questo è il problema. La questione di spendere o meno i propri bitcoin crea sempre molto dibattito, perché ovviamente c'è chi sostiene sia meglio spendere prima la moneta cattiva, ovvero gli euro, ed accumulare bitcoin, ma c'è anche invece chi sostiene che sia necessario spendere bitcoin per poter contribuire alla sua crescita. Io, ve lo dico subito, propendo più per la seconda opzione, prima di tutto perché una non esclude l'altra, quindi si può tranquillamente spendere e accumulare allo stesso tempo. In secondo luogo, perché secondo me più gente è disposta a spendere, più gente sarà disposta ad accettare Bitcoin, creando quindi un circolo virtuoso che porterà ad una maggior diffusione e ad una maggior visibilità di Bitcoin e di riflesso contribuendo così anche all'apprezzamento delle nostre riserve. Alla fine si tratta solo di abitudine, pensateci, tanto le spese che andrete a fare in Bitcoin tendenzialmente non sono improvvise, ma sono pianificate. Per esempio, se andate ad un Satoshi Spritz, sapete già che potrete pagare o no in Bitcoin. Ecco, in questo caso avete due opzioni. O usate i Bitcoin che avete e a fine serata o il giorno dopo ricomprate quanto avete speso, oppure semplicemente ricaricate prima il vostro wallet Lightning comprando dei Bitcoin che poi utilizzerete per pagare. E riagganciandoci al discorso di spendere prima la moneta cattiva, questo può essere un'arma a doppio taglio. Perché, proprio per come è strutturata la moneta fiat, sarete sempre incentivati a spendere, anche più del necessario. Se provate a fare il giochino di comprare le stesse cose, ma in Bitcoin, vi accorgerete che sarete molto più oculati nelle vostre spese, e questo contribuirà anche ad abbassare la vostra preferenza temporale. Facendo così, voi vi libererete della moneta cattiva, la moneta fiat, comprando la moneta buona, Bitcoin, e successivamente spenderete la moneta buona, ma lo farete in maniera molto più prudenziale, evitando di sprecare denaro per cose inutili che non vi servono a niente, ma che molto probabilmente avreste comprato lo stesso, magari pagando anche a rate. Quindi, dovrei liberarmi della moneta cattiva? Concettualmente sì, ma lo posso fare comprando Bitcoin e successivamente spendendo quelli. Ok, tutti questi discorsi vanno bene, va bene, ci siamo, però è sotto gli occhi di tutti che i posti dove spendere Bitcoin sono pochissimi, no? E sono per di più bar o ristoranti, per lo più, ecco. Come facciamo quindi se vogliamo fare la spesa al supermercato o vogliamo comprare dei vestiti o vogliamo fare benzina? Ecco che ci viene in soccorso la piattaforma di cui parleremo oggi, B3Fill. Con B3Fill noi abbiamo la possibilità di comprare delle gift card pagandole in Bitcoin. Queste gift card sono quelle che ci fanno da ponte per gli acquisti di tutti i giorni e vedrete che potrete trovare di tutto, veramente tutto quello di cui avete bisogno. Prima obiezione che farete e alla quale rispondo subito: sì, ma così non stai pagando direttamente in Bitcoin. Ovviamente è vero, ragazzi, ma chi se ne frega? Noi dobbiamo mettere in chiaro una cosa: abbiamo un'esigenza, che è quella di pagare in Bitcoin, ma allo stesso tempo non tutti li accettano. Okay? Specialmente le grandi aziende che al momento vogliono euro. Con questo sistema si vanno a soddisfare tutte e due le parti, perché io soddisfo la mia esigenza e il fornitore anche. Quindi al momento questa soluzione è ottima, perché ci permette di fare quello che vogliamo, cioè pagare in Bitcoin. Poi, quando tutti li accetteranno, il problema non sussisterà più, ovviamente. Dai, ora diamo un'occhiata a B3Fill, così vi renderete conto della quantità di gift card che ci sono. Allora, andiamo sul sito www.b3fill.com e per iscriverci bastano una mail e una password. Già dalla home page vediamo una parte del catalogo. Ecco, guardate, c'è Amazon, Esselunga, Conad, Apple, Q8. Già solo con questi nomi possiamo fare la spesa, fare benzina e comprare su Amazon. Poi guardate, abbiamo anche le ricariche telefoniche. Ci sono praticamente tutte le compagnie. Abbiamo addirittura i viaggi con Airbnb, Italo, Boscolo.
veramente, cioè, ci sono un'infinità di cose. Guardate, il suo abbigliamento c'è, cioè, Zalando, H&M, Nike, Footlooker, Terra Nova. Cioè, vi faccio vedere, guarda, ancora questa e poi mi fermo. Cioè, guardate i ristoranti, c'è, cioè, The Fork, Italy, Just Eat. Basta, dai, è inutile che vi faccio vedere tutto il catalogo, però insomma avete capito, no? Che potete trovare praticamente qualsiasi cosa. Poi è ovvio che se avete un'esigenza particolare magari qui non riuscite a soddisfarla, ma già avendo la possibilità di comprare i buoni Amazon rimangono veramente poche cose fuori, eh. Comunque, vediamo un po' come si fa ad acquistarne una. Allora, proviamo con quella di Amazon. Ci clicchiamo sopra e si apre subito la pagina con un po' di spiegazioni. Se andiamo un po' più in basso possiamo selezionare l'importo. Ecco, vediamo che ci sono le card da 10 euro a 1500 euro. Noi facciamo questa prova, mettiamo 25 euro e vediamo che di fianco abbiamo già il prezzo in Bitcoin. Per correttezza vi dico che si può acquistare anche con altre cripto. Infatti, se clicchiamo sulla freccina di fianco al prezzo, si apre una tendina con tutte le altre valute e cripto disponibili. Ma a me questo sinceramente non interessa e spero che non interessi anche a voi. Ecco, concentriamoci su Bitcoin. Lasciamo quindi Bitcoin e andiamo avanti inserendola nel carrello. A questo punto facciamo il checkout e qui ci compare la card che stiamo acquistando e dobbiamo scegliere il metodo di pagamento, vedete? Allora, qui se volete potete anche caricare il conto che avete su Bitrefill e poi pagare da lì. Oppure fate una classica transazione. Io lascerei perdere la ricarica del conto, ecco. Vedete che sotto vi dice pagamento esterno e trovate Bitcoin con il relativo prezzo a fianco. La cosa molto bella è che potete pagare anche con Lightning Network. Dai, facciamo sto acquisto, clicchiamo su Lightning ed ecco che si apre la selezione del portafoglio. Voi qui, se volete, potete indicare con che wallet effettuerete il pagamento. E qui sono presenti praticamente tutti i wallet più conosciuti. Ma potete anche non decidere di non mettere niente, decidere di non comunicarlo. Noi non lo comunichiamo, infatti, ma vi dico che userò Wallet of Satoshi, così rendiamo tutto più semplice. Ecco che ci compare la nostra invoice con il QR code da scansionare. Noi lo scansioniamo ed effettuiamo il pagamento. Ecco qua, pagamento ricevuto nell'immediato e abbiamo anche ricevuto la mail all'indirizzo che abbiamo messo in fase di registrazione che ci comunica il nostro ordine. E se ora andiamo sul nostro profilo, che si trova qui in alto a destra, e clicchiamo su i miei prodotti, troviamo già la nostra gift card con il codice che andremo poi ad inserire nel nostro account Amazon. Bene. Cioè, avete visto com'è facile fare un acquisto, no? Questo, ragazzi, può essere anche un buon modo per fare cash out, diciamo, come dicono gli esperti, no? Nel senso che se ritenete che in un dato momento il prezzo di Bitcoin raggiunga un livello che vi soddisfa, invece di vendere per euro potete comprare delle gift card. Che ne so, ipotizziamo che quando Bitcoin era 20.000 euro voi avete caricato con 100 euro il vostro wallet Lightning, poi siete andati a un Satoshi Spritz, vi siete ubriacati e avete speso 50 euro, rimanendo così con 50 euro di Bitcoin nel wallet. Ora che Bitcoin è salito a 40.000 euro potete comprare una gift card di Amazon da 100 euro pagandola però 50, ecco. Poi ragazzi, voi potete fare quello che volete, sta di fatto che se volete usare Bitcoin, ora potete farlo in maniera semplice e veloce, praticamente per qualsiasi tipo di servizio. Direi che secondo me questa è una cosa eccezionale, è veramente una figata. Comunque dai, io direi che per oggi mi fermo qui. Vi lascio in descrizione un codice invito che vi regala 5 dollari in Bitcoin, che male non fanno, quindi se viva potete utilizzarlo per iscrivervi a Bitrefill, così avete 5 dollari in Bitcoin da poter spendere. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, mi raccomando, lasciatemi un bel like, un bel mi piace e iscrivetevi al canale, così aiutiamo l'algoritmo di YouTube a farmi crescere un pochettino. E se volete supportare il mio lavoro potete farlo condividendo questi video oppure offrendomi un caffè attraverso il QR code che compare a schermo durante la riproduzione, oppure potete utilizzare il mio Lightning address che trovate invece presente in descrizione. Ragazzi, grazie mille per il vostro supporto, noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!